Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro Cantiere Economia. L'uomo è antiquato? Una vecchia domanda al tempo della sostenibilità e della digitalizzazione, con Mauro Magatti. L'uomo è antiquato, denunciava Gunther Anders 50 anni fa. Eravamo solo all'inizio di una profonda trasformazione antropologica. Oggi sostenibilità e digitalizzazione sono i due driver fondamentali del rilancio economico. Due driver che possono aprire alla speranza come al futuro più distopico. A meno di non tornare a scommettere sull'idea più antiquata la libertà umana. Mauro Magatti, sociologo ed economista, ha tenuto corsi in Francia, a Buenos Aires, Città del Messico, New Haven, Berlino, Lima e Kyoto. È autore di numerosi saggi, è editorialista del Corriere della Sera e Avvenire. Vi auguriamo buon ascolto. Grazie. Matteo, hai detto che ti chiami? Grazie a Matteo, che fa, ha 18 anni, e, e gli auguriamo il meglio per i suoi studi. Grazie a CUM Festival che ha deciso di invitarmi, e grazie a voi eh, di aver deciso di spendere il vostro tempo un'oretta eh, in questo evento. Io avevo preparato delle cose da dire che penso non dirò, ne dirò delle altre. E parto da, da un grande filosofo tedesco, Gunther Anders, che 65 anni fa, perché stiamo parlando di un libro che esce nel 1956, eh, due volumi, tra, una traduzione italiana, scriveva L'uomo è antiquato. Eh, se dovessi correggere il titolo della mia conversazione. Eh, scriverei l'uomo è aperta parentesi felicemente chiusa parentesi antiquato o forse l'uomo è aperta parentesi felicemente chiusa parentesi inattuale eh, cercherò di, di sostenere questo argomento eh, Gunther Anders eh, si pone sulla scia di Heidegger e sulla grande riflessione tedesca attorno al tema della tecnica che costituisce, come tutti noi sappiamo, un compagno scomodo della nostra vita, delle volte anche comodo, dato che gran parte delle nostre attività quotidiane, della nostra... Vita è possibile, grazie eh, allo sviluppo tecnico degli ultimi secoli, e, e, eh, ehm, Alzheimer mi impedisce di ripetere il nome, eh, ok, eh, nel, nel, pone questo tema della inadeguatezza crescente di un umano. Non tanto rispetto agli strumenti tecnici. Il tema della tecnica non riguarda tanto il fatto che noi usiamo le sedie, il computer, l'autobus e l'aereo, ma alla tecnica come un'infrastruttura, un complesso, qualche cosa che progressivamente costruisce la, il nostro mondo, dentro cui il nostro mondo si dà e che tende a esprimere una logica propria, una logica che si distacca dall'umano che pure ne è costruttore. Allora, dentro questo tipo di, di riflessione, appunto di matrice heideggeriana, Anders eh, intitola questo libro L'uomo antiquato per sottolineare la crescente inadeguatezza che con l'avanzamento la, della modernità soggettivamente ma anche collettivamente avvertiamo. Ho preso una citazione che vi leggo, la tecnica ha reso l'uomo antiquato, obbligandolo nello stretto binario della coppia produzione-consumo. E antiquata è divenuta anche la sua attitudine immaginativa ormai incapace di cogliere gli smisurati effetti di gesti che rischiano di avere nel paradosso atomico, nell'evento ultimo, la loro epifania onidistruttiva. Eh, sono gli effetti sistemici che alla fine costringono la nostra vita. E la riflessione che dobbiamo fare in questo momento in cui intravediamo, grazie alla tecnica, il vaccino, il superamento di questa pandemia e domandarci eh, cosa ci aspetta e se questa riflessione di 65 anni fa di Gunther Anders ci può essere ancora d'aiuto sostenibilità e digitalizzazione sono e saranno i due grandi driver della riorganizzazione capitalistica dei prossimi vent'anni o trent'anni il capitalismo eh, insegnava uno dei, dei miei maestri Luc Boltanski a Parigi si nutre delle sue critiche è in grado di trasformarsi assorbendo le critiche che gli vengono mosse e così il capitalismo degli anni 80-90 inglobò la critica soggettivistica, l'istanza libertaria che era partita col 68 diciamo e che poi fu reinterpretata dal neoliberismo e l'ondata la forma capitalistica da fine, di fine Novecento ha esattamente catturato la pulsione individuale, rendendo la pulsione individuale l'energia di una trasformazione continua. Noi oggi siamo al crepuscolo di quella stagione capitalistica, perché eh, quella è una stagione fortemente espansiva. Pensate che il PIL del mondo che è un misuratore grezzo della ricchezza prodotta a livello internazionale, il PIL mondiale è raddoppiato in vent'anni, il PIL di tutto il mondo è raddoppiato in vent'anni, quindi una velocità spropositata se la confrontassimo con la velocità di crescita del PIL mondiale nei secoli, e quindi ha prodotto una stagione enormemente... Eh, Capace di generare crescita, ma anche grandemente disordinata, o per dirla con, con altri termini un po' più specifici, altamente entropica e antropica. E da questo disordine sprigionano degli shock. Noi ne abbiamo avuti tre globali, oltre a tanti shock locali. L'11 settembre, rapporto tra le culture e le religioni, da cui. Diciamo, abbiamo ancora dopo vent'anni tutta la striscia del terrorismo e il disordine internazionale. Il 2008 il rapporto tra finanziarizzazione e consumerismo, da cui sono venuti il 2009, 10, 11, 12, 13, i populismi successivi. E 2020 la pandemia, dove detto che le pandemie ci sono sempre state nella storia, questa pandemia che siano stati cinesi in laboratorio o che sia stato un effetto del moltiplicarsi della zoonosi, cioè il salto di specie legato al nostro modello di sviluppo, anche questo terzo shock centra con questa crescita disordinata entropica e entropica di questi ultimi decenni. Allora eh, stiamo entrando in qualche cosa che nessuno conosce e che io certamente non conosco sia chiaro, non è che sono qui a dire dove andrà il mondo eh, e il capitalismo cioè uso la parola capitalismo in senso, per chi sa qualcosa di queste cose weberiano, non in senso marxiano cioè come, come una parola che ci, ci aiuta a comporre processi che se no ci sembrano eh, sconnessi l'uno dall'altro Ecco, il capitalismo si, si appresta a riorganizzarsi e ingloba le critiche, la sostenibilità. Avete visto che sono già diventati tutti sostenibili, non c'è manco più uno che non è sostenibile. Sono tutti sostenibili. Perché è chiaro che il capitalismo ha bisogno di un discorso, ha bisogno di presentarsi, ha bisogno di assorbire anche nei suoi limiti. Le cose che prima erano critiche, che a un certo punto il capitalismo capisce che sono ragionevolmente sensate, come nella stagione scorsa, appunto, la, la scoperta del desiderio individuale. Quindi, da una parte il tema della sostenibilità, eh, che è un tema che facciamo fatica a dimensionare, no? perché è chiaro che. Sostenibilità, significa, sostenibilità è un punto di critica fortissimo al nostro modello di sviluppo, perché la sostenibilità significa porre in discussione uno dei presupposti di quello che abbiamo pensato negli ultimi 50 anni o negli ultimi 100 anni, cioè l'idea che ciascuno esiste a prescindere, che ciascuno è titolato al diritto al desiderio infinito. E che il sistema deve crescere illimitatamente per aumentare le possibilità di vita di tutti. Questo abbiamo detto. Cioè abbiamo detto che attraverso la tecnologia noi aumentiamo le possibilità di vita. Il fatto che tu prendi un volo low cost e ti vai a fare una vacanza eh, un fine settimana a Barcellona, che naturalmente era una possibilità di vita che fino a un po' di tempo fa come è noto non c'era e non c'era per masse. E e abbiamo detto aumentiamo le possibilità di vita, solo che il, il modello ha avuto talmente successo che questa cosa l'abbiamo moltiplicata per miliardi di possibilità di vita. Allora, la questione della sostenibilità è che questa cosa produce tutta una serie di disastri, sul lato ambientale produce tutta una serie di danni e sul lato sociale pure, perché i livelli di disuguaglianza Pensate alle grandi eh, movimenti di popolazione, il caos che è, eh, se uno guarda il mondo da questo punto di vista ti, ti tremano i polsi, no? Allora, la sostenibilità ci dice, bene, dovete pensare alla crescita includendo questo elemento di relazione. Cioè dobbiamo pensare a una crescita che tenga conto che c'è un ambiente, che c'è un ecosistema, che ci sono degli equilibri sociali, politici da conservare. Oh, guardate che questa è una roba gigantesca, no? Il capitalismo ce la racconta in una maniera un po' più abbordabile, perché naturalmente dire questo è un po' impegnativo, no? Allora, il capitalismo te lo racconta in maniera un po' più abbordabile, ti dice: beh, vabbè, adesso questa roba qui i sociologi. Io però ho studiato economia, quindi sono tranquillo. Ma comunque, la dicono i sociologi, vabbè, lasciamola stare. Però noi abbiamo una speranza, ma è che è una cosa giusta, eh? Adesso noi, guardate, state tranquilli, noi adesso tireremo fuori una super tecnologia pulita che ci consentirà di continuare a garantire l'aumento illimitato della crescita, cioè l'aumento delle possibilità di vita per 9-10 miliardi di persone senza produrre entropia. Un miracolo. Io francamente non ho nessun titolo per dire che. Non si possa arrivare a questa cosa. Questa, questa possibilità non è all'ordine del giorno. Forse un giorno si arriverà, io ho i miei dubbi, onestamente, che si arrivi a questa super tecnologia, in mezzo ci saranno delle cose. Intanto chi accende la televisione constata che il vecchio 14 che ciascuno di voi noi ha deve essere sostituito con auto elettrica. Detto che l'auto elettrica sembra, si discute, che inquina meno delle altre auto, soprattutto dei diesel più avanzati, ma sorvoliamo sui dettagli. Ci sono dei problemi, intanto perché le batterie vanno caricate a elettricità, intanto perché le batterie si possono usare fino al 60%, poi la devi cambiare, intanto perché ci sarà un problema di smaltire le batterie, intanto tante altre cose. Ma per l'industria automobilistica significa che tu devi cambiare il parco macchine, diciamo, di 2 miliardi di persone per i prossimi 20 anni. Cioè, per i prossimi 20 anni l'industria automobilistica che genera tanti posti di lavoro, ben inteso, e quindi non è che la, dispre non la disprezzo, per niente, ma insomma è a posto. Allora, la questione della sostenibilità sarà un grande driver. È una questione estremamente complessa. Noi tendiamo a ridurla a una questione tecnica. Cioè come affrontiamo la questione della sensibilità facendo innovazione e ricerca e introducendo tutta una serie di innovazioni tecniche, di evoluzioni, ripeto che sono tutte cose buone, che introdurranno tutta una serie di vincoli e tutta una serie di controlli, di certificazioni, di verifiche, di procedure e via discorrendo. Eh, Sull'altro fronte abbiamo la digitalizzazione. La digitalizzazione non è un insieme di strumenti digitali. La digitalizzazione è un ambiente tecnologico che stiamo un po' per volta eh, sviluppando e che modifica su diverse dimensioni quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, cosa fa il digitale? Sapete che la parola digitale significa digit e significa numero, cifra. Cioè, il digitale significa che noi abbiamo imparato, perché l'uomo è intelligente, anche la donna naturalmente, abbiamo imparato a ridurre a una serie numerica 0-1 i fenomeni fisici, biologici, chimici e potendoli ridurre a una cifra numerica noi siamo capaci di analizzarli, siamo capaci di eh, renderli dati, siamo questi dati siamo capaci di elaborarli e siamo capaci di farli circolare attraverso le reti che costruiamo. La, la digitalizzazione è un processo complessissimo che già lo stiamo vedendo un po' per volta, poi i processi hanno una certa gra relativa gradualità, ma ancora di più lo vedremo nei prossimi anni. A per così dire, lo stesso impatto che noi abbiamo studiato sui libri di storia ha avuto l'industrializzazione nel 1700, probabilmente di più, tra 1700 e 1800. Cioè stiamo parlando di qualcosa che è destinato a trasformare i modi di abitare, i modi di spostarsi, i modi ovviamente di comunicare, di ragionare. In più, la digitalizzazione fa parte, per citare uno studioso di questi argomenti, De Kerkove, è l'ultima delle psicotecnologie, cosiddetto, cioè è una tecnologia che inter interviene direttamente sul nostro modo eh, di pensare, interviene sui processi decisionali, pensate agli algoritmi, eh, introduce quegli strumenti che noi riportiamo all'idea di intelligenza artificiale, eh, e ci, lo vediamo tutti, no? ci mette in rapporto a un flusso di informazioni, immagini, suoni, testi, continuo, dove non riusciamo più tanto a distinguere, che è il problema degli studenti, no? come fai oggi a insegnare senza tener conto che lo studente c'ha internet, che è un vero problema, eh? è una grande fortuna avere internet, perché lui, tu c'hai lì squadernato un, un, una quantità di informazioni e di conoscenza strabordante. Il problema è, è, è come si fa a far sì che lo studente non pensi di sapere aprendo internet. Ma nello stesso tempo il problema è che non è che tu puoi pensare che lo studente che ha 18 anni non usi internet, perché certamente userà internet. Vabbè. Eh, dentro una dinamica di flusso che, che cambia anche addirittura strutturalmente il nostro cervello. Ci sono degli studi degli neuroscienziati che stanno osservando come nei, i bambini esposti all'uso di queste psicotecnologie hanno delle modificazioni cerebrali. Mi domando, ma questa è una domanda che lascio aperto, se... Il, il tema emergente della fluidità di genere non abbia a che fare col fatto che noi siamo esposti alla comunicazione fluida. Cioè se l'effetto che, che noi stiamo vivendo di una riorganizzazione su un, un aspetto così fondativo come l'identità di genere non abbia qualche parentela o una qualche diciamo, sintonia con questo nostro abituarci a questa esposizione a qualche cosa che chiaramente ci sovrasta, che continuamente non ha forma, no? rispetto a cui noi facciamo fatica a, a trovare un punto e solo quattro sbandati come voi, diciamo così, può spendere un pomeriggio per andare a sentire una lezione che dura un'ora o delle lezioni che dura un'ora. Siete lo 0,0001% della popolazione. Ma se li mettiamo in tutti insieme magari arriviamo anche al 2%. E se poi mettiamo insieme tutti gli altri arriviamo anche al 10%. E se facciamo proprio un'esagerazione arriviamo al 20%. Ma la stragrande maggioranza dei nostri contemporanei si espone se va bene alla televisione, che è una vecchia psicotecnologia, e se va bene, invece, dai 25 anni in giù, a questo flusso continuo dove la ricostituzione di un senso è complicato. Allora, eh, questa riorganizzazione, questo è un processo, sarà un processo potentissimo, sostenibilità e digitalizzazione diciamo, saranno le due categorie che ritorneranno no? e, e ci sarà un palleggio tra questi due... Aspetti. Il, tema, il tema qual è? Il tema è che dobbiamo, e questo mio intervento naturalmente è solo un piccolo spunto perché ci sarà da lavorare molto a lungo e sarà un, una, un, una battaglia, una battaglia come quella che hanno vissuto i nostri antenati, i nostri predecessori, eh, che sostenibilità e digitalizzazione vanno prima di tutto decostruiti. Cioè, dobbiamo fare lo sforzo di non prenderli come etichette, di provare a scavare sulla questione della sostenibilità. Noi parliamo di sostenibilità, ma non abbiamo la sostenibilità all'imbarazzo che è un fine. Quando noi invece ci siamo abituati nella modernità a concentrarci sui mezzi. Perché abbiamo detto: sui fini è difficile metterci d'accordo. E poi è giusto che i fini sono una questione di libertà personale, quindi ciascuno decida sui suoi fini. Noi abbiamo organizzato la, la, la società moderna dicendo: moltiplichiamo i mezzi, in modo che ciascuno abbia la possibilità di determinare i suoi fini, che è la questione della crescita del fine del Novecento. La sostenibilità non è un mezzo, la sostenibilità è un fine. Dobbiamo dire dove vogliamo arrivare, perché e come. Pensate, no? adesso ci sarà la COP26 a Glasgow. Il problema de, diciamo, dell'accordo internazionale è mettersi d'accordo a livello planetario su un fine, che va poi declinato con degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Capite la difficoltà? Questa è una difficoltà culturale molto profonda perché noi non siamo più abituati a ragionare attorno a fini che decidiamo di raggiungere insieme e come tali sono vincolanti per noi. È molto più facile dire no, lavoriamo per inventarci una super tecnologia che metta a posto tutti, cioè a rispostare il tema della sostenibilità sul puro mezzo. Che è, ripeto, una fantasia legittima, eh, ma io penso che sia fondamentalmente una fantasia. Eh, Dall'altra parte il digitale, il digitale questo ambiente che, che stiamo creando è un ambiente come tutti gli ambienti, come tutte le tecnologie. Il nostro amico Bernard Stigler, che è un grande filosofo francese che è malauguratamente è morto un anno fa, in modo prematuro, non di Covid, ci ha insegnato a guardare alla tecnica in, nella prospettiva, come diceva lui, farmacologica. E cioè la tecnica che risale all'origine dell'umano anche se con la modernità cambia natura perché diventa sempre più un sistema tecnico che segue le leggi logiche proprie. Ma Stinkler diceva che lo sguardo farmacologico ci, ci aiuta a pensare la tecnica come un farmaco che è insieme curativo, è insieme una cura, insieme un'opportunità, ma è insieme è un veleno. E queste due dimensioni, la dimensione curativa e la dimensione velenosa, non sono mai separabili. Allora questa cosa la vediamo molto bene nel digitale. Il digitale è chiaro che è un'opportunità fantastica, no? Poter accedere a, a quelle informazioni, a quella conoscenza direttamente dal tuo cellulare è una grande opportunità. Poter rimanere connessi essendo a distanza è una grande opportunità, potersi scambiare i risultati della ricerca internazionale per arrivare più, veloce, più velocemente al vaccino è una grande opportunità, ma il digitale è anche tossico, è anche profondamente tossico, accennavo prima a proposito della fluidità, uh, il digitale è, è un processo di accelerazione continua per cui tutti noi siamo, non so se da ancora un po' di meno, ma a Milano sono tutti impazziti con questa, tra virgolette, ripartenza. Corriamo più di prima perché nel frattempo la digitalizzazione è andata avanti e la digitalizzazione significa uno scambio di informazioni sempre più veloce e tu non gli stai dietro perché il sistema corre comunque più di te. Ecco, allora, in più c'è la relazione tra queste due dimensioni, della sostenibilità e della digitalizzazione, che non sono due processi che vanno ognuno per conto proprio, sono due processi che in qualche modo stanno in relazione nel tempo, cioè abbiamo la questione della sostenibilità e dall'altra parte abbiamo la disponibilità del, di questo nuovo ambiente tecnologico che ci è dato dal digitale. E, e come possiamo immaginarle? le interferenze, gli scambi, il legame che si va costruendo o che possiamo immaginare tra la sostenibilità e la digitalizzazione. Beh, intanto lasciatemi fare un'osservazione, no? Lo, lo abbiamo visto nella vicenda del Covid, l'abbiamo visto nella vicenda del 2008, l'abbiamo visto nella vicenda del 2001. Nelle società contemporanee di fronte alle emergenze, alla crisi, la prima risposta in automatico, che in automatico che tendiamo a dare è una risposta regolamentativa. E ci sta. Nel 2001 abbiamo anche bombardato l'Afghanistan, abbiamo fatto il casino politico, lasciamo perdere, ma per quanto ci riguarda abbiamo introdotto tutta una serie di regolamenti per andare all'aeroporto, banalmente, oltre a tutta un'altra serie di interventi regolativi. Nel 2008, non tanto sulla vita delle persone, la finanza ha continuato a veleggiare nel nulla, ma le banche sono state iperregolamentate. Nel 2020, abbiamo introdotto tutta una serie di regolamentazioni, prima di tutto la mascherina, il distanziamento, il primo momento il lockdown, poi il. Adesso il Green Pass e così via. Non che questa cosa sia sbagliata, evidentemente, perché i sistemi complessi hanno bisogno di dinamiche anche regolamentative. Però è chiaro: lo vedete bene, no? che sì, c'è qualche appello un po' retorico, insomma, però è abbastanza evidente che quello che dovremmo dirci? No? e cioè che noi siamo ad esempio a proposito del virus e cioè che noi siamo legati gli uni agli altri e che quindi la tua libertà è nel, nel proteggere te stesso e nel proteggere l'altro e che questo è il fondamento del nostro legame e che questo è un, un fa perno sulla capacità di noi umani di essere liberi in senso responsabile non perché siamo buoni, ma perché capiamo e l'esperienza del Covid ce l'ha fatta vedere questo nostro legame reciproco da cui ne viene un vincolo sulla libertà e ci fa capire che l'idea di una libertà indipendente, dove tutti siamo indipendenti, è follia, è pur, o meglio, è pura ideologia. Eh, nella relazione di Chiara Giaccardi, eh, che è stata fatta prima alle due, si, si è usata questa categoria di interindipendenza, che è una categoria che viene da Raymond Panicard, perché noi prima eravamo dipendenti, poi abbiamo scoperto l'indipendenza, che è stato un grande passaggio. Adesso ci raccontano l'interdipendenza. Oh, guardate che l'interdipendenza è una fregata, L'interdipendenza è una fregata per tutti, non c'è più libertà. Perché l'interdipendenza vuol dire che tu sei dentro un sistema di vincoli, per cui stai dentro un sistema di vincoli. Capite il paradosso? Allora, Ramon Paniccar ci dice che lo specifico del sociale, dell'umano, è la interindipendenza. Noi siamo interindipendenti, ma la interindipendenza ha bisogno di un pensiero della libertà, dove tu capisci che, come diceva Georg Simmel un anno fa, un grande filosofo, sociologo tedesco, non è che noi siamo liberi perché possiamo fare qualunque cosa vogliamo e poi, dato che a un certo punto dice, mi rompete talmente le palle che poi divento responsabile. Ma diceva Simmel che la responsabilità è ciò che rende la libertà non distruttiva del mondo e che dà forma alla vita. Aveva ragione evidentemente, no? Nel senso che il mondo entropico e antropico che abbiamo costruito è entropico e antropico perché ci siamo fatti un film della indipendenza che finisce per diventare pura interdipendenza e adesso siamo pronti per entrare nell'epoca della interdipendenza. Il tema è salvaguardare invece questo elemento della interindipendenza. Allora la sostenibilità ti dice: siete legati, ma noi non riusciamo più, sembra che non riusciamo più a, a fare appello alle risorse personali, delle comunità, dei gruppi, della realtà, della de, de, de realtà sociale, del capitale sociale per far fronte a questa sfida della sostenibilità. E allora regolamentiamo. E regolamentiamo. E il digitale è perfetto per regolamentare. Eh? È perfetto per regolamentare. Perché tutto viene, è come se noi fossimo dentro un grande sforzo di trasferire attraverso questo potere che abbiamo acquisito di datificare la realtà, noi siamo dentro questo grande sforzo di, di trasferire dentro questi grandi eh, apparati, dentro queste grandi infrastrutture digitali, tutta la conoscenza della realtà che abbiamo e poi di elaborarla ed utilizzarla fondamentalmente per rendere possibile il processo di regolamentazione che nella realtà va fatto. E questo è un pericolo. Estremamente grave. Noi abbiamo davanti questa strada che è una strada molto rischiosa e che a me interessa mettere in rapporto la fase precedente, che ha, ha generato questa, questa dinamica di fortissima crescita, for, fortemente disordinata, che produce shock, che generano emergenze, che tendono a suscitare risposte quasi unicamente regolamentative. Non c'è solo questo, naturalmente, evidentemente, no? ma la spinta è molto potente. Allora, dentro questo modello l'uomo è antiquato, in un senso diverso da come diceva Anders, l'uomo è antiquato perché è come se noi eh, fossimo giunti alla conclusione che non possiamo farci conto. Alla fine la nostra capacità di comprendere per usare la parola che ho usato prima, la nostra interindipendenza, cioè che siamo certamente legati gli uni con gli altri, ma che l'umano ha quello spazio di indipendenza che rimane sempre, che chiamiamo libertà, e che dobbiamo imparare a conservare maturando la consapevolezza del legame. Questo passaggio è un passaggio non solo logico, è un passaggio logico, ma è chiaro che è un passaggio culturale importante. Gigantesco. E, e se, se non arriviamo, come ho detto prima, ad avere in tempo la tecnologia che ci darà tutto, diciamo, non inquinante per conservare il nostro modello di vita, certamente qualcuno di voi potrebbe dire: eh, caro professor Magatti, tantomeno saremo in grado di avere, di, di avere la maturazione culturale per, diciamo, diventare consapevoli di questa interindipendenza. Allora sta di fatto che. Nello schema che rinuncia all'appello al nostro contributo personale e di gruppo diffuso, la combinata di sostenibilità e digitalizzazione è la combinata di un mondo verticalizzato, per citare la Zuboff del capitalismo della sorveglianza, per citare Deleuze della società del controllo che non è la società totalitaria del dominio immediato, eh? è una sta, è un, diciamo, sta del controllo, è una sta molto più raffinata, dove si mantengono spazi di autonomia, di libertà, puoi fare delle cose, diciamo così, basta che diciamo, accetti lo schema generale, che qualcuno naturalmente controlla. Eh, c'è qualcuno anche in Italia che sostiene che la vita che ci aspetta, il futuro che ci aspetta sarà una vita in cui un futuro in cui le macchine digitali faranno ciò che l'uomo ha fatto sollevandolo dalla fatica e quindi ci sarà il superamento del lavoro inteso come occupazione e questo io penso che sia una cosa buona e che quindi avremo verrà un'epoca che non so se riguarderà Matteo, ma Certamente non riguarda noi, verrà un'epoca in cui gli esseri umani finalmente si potranno dedicare allozium, perché vivranno in una società molto ben organizzata, da macchine digitalizzate che faranno tutto quello che serve per garantirci il nostro benessere e il nostro star bene. Eh, ammesso in un concesso che si possa mai arrivare in un mondo del genere, io penso che questo non sia un mondo desiderabile. Per almeno due ragioni. Primo perché diciamo, chi organizzerà tutto ciò che ci serve per vivere non lo farà a gratis, sarà evidentemente chi dominerà il mondo. E secondo, perché detto che l'elemento senza confondere il lavoro con l'occupazione, io penso che uno dei tratti costitutivi dell'umano è invece ingaggiarsi nella costruzione, ricostruzione del mondo e della vita e che quindi questa, questa separazione tra ozium e negozium io trovo che sia forviante e sia una narrazione errata. Allora, qual è il tema? Il tema, come dicevo prima, è che il mio titolo è l'uomo è, aperta parentesi, felicemente, chiusa parentesi, inattuale e cioè, con ecco, questa immagine mi avvio verso la conclusione. Eh, io penso che eh, Gunther Anders, che è un filosofo molto più importante del sottoscritto, quindi lo dico sottovoce qui da Ancona che tanto non mi sente nessuno, diciamo, no? eh, con quel titolo aveva già ammesso eh, la superiorità della tecnica. Perché è chiaro che quando tu usi l'aggettivo antiquato significa che c'è qualcosa diciamo, che sta davanti. Una, una sorta di, di arretratezza. Io non so se Gunther Anders voleva esprimere questo, probabilmente forzo il suo pensiero. no? Preferisco almeno in italiano usare la parola inattuale. Ecco, io credo che per evitare che sostenibilità e digitalizzazione in quell'alleanza che ho fatto intravedere, diciamo, di, di un mondo verticalizzato. Eh, iperregolamentato della sorveglianza e del controllo eh, in cui noi ci affidiamo all'intelligenza delle macchine che noi stessi abbiamo costruito immaginando che quell'intelligenza lì superi e sia più grande e risolve i problemi dell'umano. Voi sapete che c'è anche il filone transumanista che dice... Noi abbiamo, grazie agli strumenti digitali e altro, abbiamo capito tante cose. L'essere umano è fatto male, è chiaramente montato male, è una macchina poco efficace, poco efficiente. Noi abbiamo il dovere morale di reingegnerizzare l'umano. Sono cose serie, eh? Eh, Kurzweil, che è uno dei, dei massimi esponenti di questa scuola, è stato per anni il direttore della ricerca di Google, cioè è, è in America, nella Silicon Valley, ha aperto questa pseudo università, la Singularity University, dove ospita persone da tutto il mondo diciamo, e sviluppa questo pensiero, cioè, non è che è uno sbandato che dice delle robe che non ascolta nessuno, cioè, esistono in alcuni luoghi del mondo diciamo, chi pensa che... Che sia venuto il momento, appunto, siamo talmente antiquati che dobbiamo reingegnerizzarci, cioè per renderci adeguati ai sistemi tecnici che noi abbiamo costruito. Naturalmente, diciamo, questo io penso che sia un pensiero folle, totalmente folle, e diciamo, dobbiamo stare un po' attenti. Allora, io penso invece che l'antidoto che noi abbiamo è riflettere sulla nostra inattualità. Eh, cito tre inattualità, tre tipi di inattualità, per dire che però cogliere la nostra inattualità è un costo, ci comporta un costo. Qual è il costo? La morte, l'accettazione del morire, l'accettazione del fatto che siamo mortali. Prima in attualità, in attualità. L'uomo, l'umano sbaglia. Pasolini diceva, penso che sia necessario educare al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. Questa è una inattualità rispetto al sistema tecnico che va vista e amata. L'essere umano è un essere esposto alla vita, alla sua onesistenza. E l'esistenza è un'esposizione al rischio e l'esposizione al rischio è l'esposizione allo sbaglio. Una vita senza sbaglio, senza errore, senza caduta, senza fallimento non è una vita, non è una vita umana, non so cosa sia, ma non è una vita umana. Le macchine, tra virgolette, mettiamo tra virgolette, tra tante virgolette, non sbagliano nella loro logica di calcolo, perché poi di errori ne fanno tantissimi e ne provocano tantissimi. Ma questo tema dello sbaglio è un tema, è un tema potente, capito, anche ad esempio, prima tutto sul piano culturale, ma poi sul piano dell'educazione. Cioè, se, se, voi, se noi non siamo consapevoli di questa inattualità, noi tiriamo su dei, dei ragazzi e gli diciamo che l'unica cosa che possono fare è essere performativi come una macchina, non sbagliare mai, essere sempre perfetti, dove la perfezione non è più delle persone. E dei sistemi, perché l'abbiamo proiettata lì. Quindi, la, la prima in attualità è l'errore. O oh, guardate che l'errore è una cosa costosa. Eh. Io adesso, facendo queste conferenze in questi ultimi tempi, uso questo esempio con grande cautela. Naturalmente lo dico senza sapere niente, dico, lo dico solo per accendere. Cioè, pensate a che non so, io l'ho visto al telegiornale, onestamente mi pareva una brava persona, tra virgolette, no? Quel tecnico che lavorava nella funivia che è caduta lì al Mottarone, no? È uno che lavora lì a 20 anni, aveva anche delle pressioni di business, lasciamo stare. Questo qui che gli è venuto in mente di staccare il freno di emergenza, adesso io non so se il freno di emergenza evitava il disastro, o no? Sorvoliamo. Ma l'errore vuol dire questo, no? Cioè vuol dire che dobbiamo pagare un costo. Cioè l'errore umano significa accettare, appunto, l'inefficienza di cui noi siamo portato, portatori. Cioè non è gratis. Secondo in attualità, eh, l'essere umano si affeziona si affeziona, si innamora, si emoziona, ricorda, cioè rifugge dalla standardizzazione, rifugge dalla pura astrazione. Noi esistiamo perché abbiamo un nome, perché qualcuno ci, si ricorda il nostro nome, ama la nostra faccia, ama le nostre paranoie e viceversa. Noi esistiamo perché riconosciamo in altri esattamente questi caratteri dell'umano ed è la possibilità di stabilire una relazione di affezione uno dei luoghi fondamentali dell'esistere le macchine non hanno affezione le macchine sono astrazione sono universalizzazione sono procedura ma anche qui c'è un costo anche qui c'è un costo perché è chiaro che noi Capiamo l'importanza dell'universalizzazione, no? Capiamo l'importanza della proceduralizzazione. E, e naturalmente tutte le volte che noi interrompiamo queste, questa dinamica avvertiamo un costo, no? Chi? Io dico di sì, anche se per fortuna eh, i, i figli cercano di farsi gli affari loro sanamente lontani dai genitori. Ma chi? Do, deve fare fatica a, a non interferire diciamo così su un percorso di vita di un figlio nell'affezione che hai con il figlio semplicemente in nome di un principio astratto di universalità. Io faccio fatica, non so voi, boh, io faccio fatica per dire, no? È chiaro, poi in Italia questa cosa è delicatissima perché è chiaro che la relazione tuo figlio, tuo cugino, tuo zio, ciao, no? Quindi qua, quando apri quella porta lì, viene dentro tutto e andiamo dall'altra parte. Ecco, ma il tema è questo, eh? Cioè se noi riconosciamo la questione dell'affezione, l'affezione sta in tensione con l'universalizzazione, la standardizzazione, la proceduralizzazione, capite? E lì c'è un costo da pagare, non è gratis. Infine, la terza in attualità... Quella fondamentale naturalmente, è che noi siamo mortali, cioè che noi moriamo, che noi finiamo. Umberto Sabas scriveva Ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere. E questo l'abbiamo vissuto in maniera ambivalente proprio in questi tempi di Covid, no? perché la morte ha generato anche tanta angoscia, tanto rifiuto, ma se ci pensiamo bene, forse quel messaggio che è venuto da questo terzo shock mondiale era un messaggio di vita, non era un messaggio di morte, era un messaggio di vita rispetto al modello di sviluppo che possiamo cercare di costruire, no? E quella in della morte in realtà è il fondamento della vita degli umani. Da sempre filosofi, poeti, eh, monaci di tutte le specie hanno insistito che la nostra umanità si fonda sul riconoscimento della comune mortalità. E la mortalità è una inattualità. Ecco, eh, qual è il punto e chiudo? Che questa è la mia ipotesi. Il tema che ha posto Gunther Anders 65 anni fa è ancora qua. L'essere umano in questi 65 anni ha dimostrato di continuare a essere capace di intervenire sulla tecnica, di trasformarla, di orientarla e nello stesso tempo il sistema tecnico gli scappa sempre via, gli va sempre oltre in questa gara che non finisce mai, no? che abbiamo davanti una stagione nuova dove sostenibilità e digitalizzazione un po' per volta diventeranno compagne della nostra vita e certamente possono contenere un'occasione per un salto in avanti. Su questo io non ho dubbi, ma dobbiamo stare attenti che come, come tutti i passaggi storici, come tutte le biforcazioni, diciamo, non dobbiamo accontentarci appunto del titolo e dobbiamo impegnarci tutti insieme e il senso di questo mio intervento è, è, è dare semplicemente un, uno spinta a questo lavoro no? a decostruire l'uno o l'altro e la loro relazione eh, per estremizzare no? e semplificare ma non troppo in fondo. Da una parte si vede un, un futuro distopico di centralizzazione, di verticalizzazione, di sorveglianza, di controllo, dove la, dove la sostenibilità porterà la giustificazione esattamente a fare questo. Sarà un buon argomento per fare questo, per ragioni di sostenibilità. Dall'altra parte invece c'è una grande occasione che la rete digitale può sostenere e che la questione della sostenibilità ci provoca a tentare di fare, di riconoscere la nostra interindipendenza che si fonda esattamente però sulla critica al macchinismo. E la critica al macchinismo si fonda sul riconoscimento che l'essere umano, che è capace di costruire queste meraviglie tecnologiche, è allo stesso tempo tale grazie alle sue fondamentali inattualità. E che queste in attualità dobbiamo tenercele care. Perché è lì che noi ricostituiamo l'antidoto per non farci, come dire, catturare dal pensiero della potenza e dal pensiero della onnipotenza. Chiudo proprio con questa immagine, no? La potenza è la proiezione verso l'oltre che noi abbiamo. Abbiamo avuto le stagioni religiose dove la potenza era Dio e tutti possessavi di quella potenza che non a caso chiamavamo onnipotente e non a caso le grandi, hanno fatto, le grandi religioni hanno fatto dei pensieri sull'ultramorte e tutte le volte in cui le grandi religioni si sono impossessate dell'onnipotenza di Dio hanno fatto disastri, poi abbiamo avuto i secoli della politica in cui diciamo L'oltre era quello che doveva venire nella storia e che il soggetto collettivo doveva servire per costruire quel mondo là che non avevamo ancora visto. E così come le religioni, così come i secoli politici segnavano dimensioni importanti dell'umano, ma tutte le volte in cui la politica ha preteso di chiudere il discorso dell'oltre, diventando onnipotente, ha fatto stermini. Ecco, noi siamo in un'epoca tecnica, la religione e la politica continuano a esistere ovviamente, ma noi siamo in un'epoca tecnica. Il problema non è essere contro la tecnica, il problema è vigilare perché la tecnica non entri nella distorsione dell'onnipotenza tecnica, l'ultrauomo. Ogni volta che si entra nel discorso dell'onnipotenza c'è il sacrificio. Cioè l'uomo concreto è sacrificato nel nome dell'onnipotenza. Religiosa un tempo o in alcune parti del mondo, politica oggi tecnica. Tant'è vero che noi siamo tutti dest destinati a diventare scarti rispetto a un mondo tecnico che corre. L'uomo è felicemente inattuale. Grazie. Vi ricordiamo che l'autore vi attende presso la nostra libreria in sala box. Vi ricordiamo inoltre di indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza nello ordinatamente dalla sala per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e sanificazione. Grazie e arrivederci.